down. Moby. New Dawn Fates. Allora, amici miei, ogni tanto mi tocca di fare dei video un po' antipatici. Io non lo so se è un troll questo qua. Allora, mi viene a commentare un video vecchio, no? Era un video in cui parlavo di, tra l'altro, un video in cui parlavo di Gurdjieff, Uspensky e di alcune cose che sono mia esperienza diretta. E mi viene a dire l'arte di parlare senza dire nulla. Allora, in quel video lì, come ho conosciuto il signor Ivanov Gurdjieff, George Ivanov Gurdjieff, e mi viene a dire tu l'arte di parlare senza dire nulla. Gli ho già risposto. E poi mi fa delle citazioni, no? Gli dico, ma spiegami questa citazione. Commento cancellato. Commento cancellato. Allora, amici miei tutti che venite a vedere i miei video. Allora, se uno disquisisce e mi dice in un video i contenuti sui quali non è d'accordo, io mi impegno anche a rispondere ai commenti. Se lui viene a dire tu parli senza dire nulla, l'arte di parlare senza dire nulla, un po' mi imbruttisco, perché in quel video lì ho raccontato delle esperienze personali, ma personali, e ho fatto nomi e cognomi. E questo mi viene a dire queste cose qua, poi mi fa i commenti, gli dico di spiegarmi la citazione, gli ho chiesto, visto che fai questa citazione, spiegami, cancella il commento. Allora, l'utente 28 cm U6Q, già non metti la faccia, la faccia ce la metto solo io, già non ci metti il nome e vieni con un nick. E vieni a, per essere gentili, a rompermi le scatole. Ma va bene, ma ci sta, Però fallo con cognizione. Questo non è un canale dove venire a fare le citazioni di Nietzsche. Io a Nietzsche gli pisci in testa, a parte che sei suicidato. È un bel esempio, no? Poi l'ho letto anch'io, Nietzsche. Ci sono delle cose sicuramente interessanti. Ma non lo prendo sicuramente come esempio, amico mio. Potete venire anche professori delle università di filosofia, ma non ce n'è per nessuno. E scusate l'arroganza quando si parla di certe cose. Tutti a fare le citazioni altisonanti, ne è pieno, tutte le citazioni, no? Basta che apri un attimo qualsiasi social, tutto pieno di citazioni. Ho capito, ma le hai assorbite quelle citazioni? Le hai capite o le citi solo per fare il figo?
Ripeto, quello è un video in cui ho parlato di cose personali, esperienze personali, e mi vengono anche a rompere i coglioni. Dimmi che non è vero quello che ho detto. Argomentami, no? Argomentami. Mi verrebbe da usare dei termini poco urbani quando vedo questi commenti. Non dovete sempre fare complimenti, ci mancherebbe altro. Però state sul pezzo. Questo canale funziona così. Dovete darmi. Dovete, non dovete. Se volete dare un contributo, deve essere aderente. Non sei d'accordo col pensiero di Paolo Capecchi? Me lo spieghi. Non dire, non parli di nulla. Ho raccontato delle esperienze personali. Personali. E questo mi viene a dire, non parlo di nulla. Ma tu sei il nulla sottovuoto. Tu sei il nulla sottovuoto, mi fai le citazioni altisonanti di Nietzsche o di chissà chi cazzo altro. Ma io sono una citazione vivente. Io sono una citazione vivente. Quello che dico viene dalla mia esperienza. Non è per tirarmela, ma quello che dico è elaborata dalla mia esperienza, se no non verrei a dire stronzate. Porco Giuda, qualche volta c'ho voglia di togliermi i sassolini dalle scarpe, amici miei. E qua non stiamo parlando di musica. Ma porco Giuda. Ma l'hai letto almeno, Gurdjieff? L'hai letto Uspensky? Il video era, parlavo di Gurdjieff e Uspensky. Li hai letti? Li hai letti? Ma guarda che scemi che ci sono, per essere gentili. Finisco questo video e poi vediamo se lo caricherò. Ciao amici miei. Insomma, qualche volta ritorno incazzoso, ma io, eh.